Ecco, giusto un po' per concludere, ecco, per approfondire un po'. Lo Sri Lanka possiede una ricca tradizione di danze che comprende tre scuole principali, quella di Kandy, il teatro rituale in maschera e la danza dei demoni. Danza di Kandy. Questo tipo di danza prende piede all'epoca dei regni di Kandy e divenne talmente raffinata che i monaci buddisti accettarono che fosse rappresentata nei cortili dei templi ed essa divenne parte integrante della festa religiosa dell'Esala Peraera che si svolge a Kandy. La danza di Kandy, che oggi è considerata la danza nazionale dello Sri Lanka, si suddivide in cinque tipi: Panteru, dal nome di uno strumento simile a un tamburello che veniva usato come accompagnamento alle danze dopo una vittoria in guerra e che è associato alla dea Pattini. Udekki, una danza con canti e suoni di tamburi collegati a diverse divinità. Nayyaki, una danza graziata che viene eseguita alla luce delle lampade prima delle feste. Ves, la danza più sacra che si vede con maggior frequenza, soprattutto nella Peraera, processione di Kandy, e Vannamas, ispirata alla natura dalla natura e dalle divinità. Il costume più noto dei protagonisti maschili della danza di Kandy è un ampio indumento simile a una gonna. Il danzatore indossa nel petto nudo collane d'argento e avorio, mentre le braccia e le caviglie sono coperte di bracciali d'argento abbattuto. Queste rappresentazioni richiedono una notevole abilità atletica per grandi balzi e le capriole all'indietro. I danzatori sono accompagnati da suonatori di tamburo, i quali producono dei ritmi complessi sul Jeta Bera, un tamburo affusolato a due facce caratteristico di Kandy e che produce toni differenti in quanto ha un'estremità di pelle di scimmia, mentre l'altra è di pelle di vacca. Ecco, poi c'è un teatro rituale in maschera. Esistono quattro forme di teatro popolare: Kolam, Sokari, Nadagam e Pasu. La più nota è il Kolam, termine tamil che sta per costume o maschera, che prevede la partecipazione di un gran numero di personaggi, fino a 53, molti dei quali sono grotteschi e presentano delle deformità esagerate, come occhi sporgenti e narici da cui spuntano zanne o cobra. Le rappresentazioni con un cast di cantanti e suonatori di tamburo si tengono per tradizione in occasione del Capodanno, nel corso di varie serate. Dopo i canti di Loda Buddha, il maestro di cerimonia spiega le origini del Kolam, che risalgono a una regina indiana che durante la gravidanza espresse il desiderio di vedere uno spettacolo di teatro e rituale in maschera. Tra le numerose rappresentazioni Kolam, le due più note sono Sandakinduro Katava e Gota Iyambala Katava. Nella prima, un re uccide durante una battuta di caccia una creatura metà uccello e metà uomo, che viene in seguito riportata in vita dal Buddha. Nella seconda rappresentazione, un demone che si innamora di una donna sposata viene decapitato dal marito, di questa per vendetta, ma il demone è in grado di rigenerarsi infinite volte, fino a che le divinità della foresta libera il marito geloso dal dilemma. Il luogo più indicato per assistere al Kolam e alla danza dei demoni è Ambalangoda. E poi esiste la danza dei demoni, che viene eseguita allo scopo di liberare una persona dagli spiriti malvagi o semplicemente dalla cattiva sorte. Le danze dei demoni sono di diversi tipi: il Sanniyaku viene eseguita per esorcizzare il demone della malattia, il Koomba Kankariya per assicurare prosperità e il Vali in onore degli esseri celesti. Scopo di questa cerimonia è la propiziazione di tre diverse entità, demoni, divinità e semidemoni. Prima dell'inizio della cerimonia, fuori dalla casa della vittima, vengono costruiti tre santuari di foglie di palma, dedicati a ognuna delle tre entità. Queste, per mezzo delle danze, devono essere indotte a uscire dai santuari e fare il loro ingresso nell'arena. I danzatori, tutti uomini che si sottopongono a uno straordinario sforzo atletico, indossano copricapi rossi da cui pendono delle foglie di palma e una stoffa bianca avvolta strettamente intorno ai fianchi, che nonostante gli atletici volteggi non accenna a muoversi. Per tutta la durata della danza, i suonatori a torso nudo percuotono a ritmo frenetico lo Yak Bera, un tamburo cilindrico a due facce. Nel momento in cui la rappresentazione raggiunge il culmine, i danzatori indossano le maschere da demoni e il demone sospettato di essere responsabile del disagio della malattia viene interrogato dal capo esorcista che lo esorta, lo minaccia e può arrivare a corromperlo con offerte di denaro per indurlo a lasciar libero il malcapitato. Poi ovviamente esistono maschere per danze e feste, eh? Le maschere sono di tre tipi fondamentali: Kolam, Sanni e Raksha. Raksha. Anche se purtroppo qui però lui le spiega, però non riporta nessuna immagine, peccato. La maggior parte delle maschere è fatta in legno leggero, simile alla balsa, chiamata kaduru, che viene affumicato prima di essere intagliato. Poi al colore giallo applicato sulla base vengono poi aggiunte le tonalità desiderate. L'ultima fase della lavorazione prevede l'applicazione di una miscela di polvere di resina e olio. Ecco, sappiate ad esempio che quelle che raffigurano facce mostruose, ecco, con occhi sporgenti, lingua penzoloni e denti acuminati,
Sono dette le Nagaraksha, del cobra. Sono montate da un'acconciatura di cobra attorcigliati. La maschera Guru Raksha nacque secondo la leggenda dai Rakshasa, antico popolo dello Sri Lanka, di cui era re quel Ravana di cui parla il Ramayana. I Rakshasa potevano assumere le sembianze del cobra per terrorizzare e soggiogare i loro nemici, che imploravano l'aiuto del Gurulu, un uccello che si nutre di serpenti. Niente, vabbè, il discorso lo concludo qui. Quando avrò 10 minuti di tempo, ecco, magari faccio uscire anche qualcosa in PDF, giusto così, qualche informazione utile. Niente, l'argomento lo concludo qui sullo Sri Lanka. Spero che siano state delle letture interessanti e utili. E il prossimo argomento che spero di poter finire è quello per quanto riguarda le divinità dell'Hawaii.